la preghiera si eleva al Signore per liberarli da tutte le loro colpe e soprattutto metterli davanti al volto di Dio nella beatitudine eterna. Iniziando questi santi misteri, chiediamo sinceramente perdono di tutti i nostri peccati e confidiamo nella misericordia e nel perdono di Dio. Signore, tu sei la risurrezione e la vita, abbi pietà di noi. Cristo, tu sei la speranza che non delude, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, tu sei la luce che vince le tenebre del peccato e della morte, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio, gloria dei credenti e vita dei giusti, che ci ha salvati con la morte e risurrezione del tuo Figlio, sii misericordioso con i nostri fratelli defunti. Quando erano in mezzo a noi, essi hanno professato la fede nella risurrezione. Tu dona loro la beatitudine senza fine per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grazie vivante. Egli straccerà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la colpa distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Il nome del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, ralleviamoci e soffiamo per la sua salvezza. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Spera in te, Signore, non resta deluso. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia per la tua bontà finita. Il Signore, non resta deluso. Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Proteggimi, portami in salvo, che io non avessi venuto, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggono l'integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto lo spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli di Dio, siamo anche eredi ed eredi di Dio e coeredi di Cristo. Se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze e partecipare anche alla sua gloria, ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione infatti è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio.
La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalle schiavitù, dalla corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio. Alleluia. Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Alleluia! 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 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre. E porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me.